Polizia in festa, 170° anniversario della fondazione. Anche a Chieti la polizia ha celebrato i suoi valori, la sua storia, il suo essere istituzione al passo con i tempi. Di fatto il congedo, nel contempo il bilancio del questore Annino Gargano in procinto di prendere servizio a Brindisi. Come sono stati questi quasi 2 anni? Assolutamente positivi, in una bella terra e al servizio di bella gente. Spero di aver dato un contributo in termini di aumento dei servizi di prevenzione sul territorio, di aver contribuito attraverso un coordinamento perfetto nel mantenimento anche della sicurezza pubblica e della sanità pubblica per evitare il diffondersi del contagio. Ci tengo a sottolineare servizi svolti sempre con un tratto umano. È stata anche l'occasione per fare il punto sulle indagini in merito all'assalto armato al Cavò del Livri a San Giovanni Teatino dello scorso 24 marzo. Ci terrebbe magari a chiudere il suo mandato con l'ennesimo successo, per così dire? Penso proprio di sì, sono moderatamente ottimista perché la professionalità messa in campo sin dal primo momento dagli uomini della squadra mobile, della questura con la polizia scientifica e le altre componenti specialistiche porta proprio in questa direzione. Un piccolo aneddoto, avevo saputo del mio trasferimento poco prima che si verificasse la rapina e ho anche dopo esclamato che mi è piaciuto maggiormente andare via perché avrei voluto con tutte le mie forze, come ho fatto sin dal primo momento, seguire le attività di indagine e portarle a felice conclusione come merita questo grave fatto commesso. Infine, sull'imminente processione del Venerdì Santo a Chieti, tante polemiche nate dalla decisione di limitare la partecipazione a 14.000 persone. La prima cosa che bisogna sottolineare e la sicurezza e soprattutto la tutela, no, della salute. In questo momento non bisogna abbassare la guardia. Assolutamente sì, vanno rispettate una serie di regole che sono state introdotte da una serie di attori di questa sicurezza partecipata ampia per fare in modo che questa bellissima processione sentitissima si svolga nel miglior modo possibile